devo farla tanto, tanto lunga, perché mano a mano arriveranno i compagni, perché lo so, molti lavorano, chi arriva alle 7:30, 8, insomma qualcuno arriverà per l'ora di cena, insomma. Però piano piano già sono passati un paio di compagni, sono fatti a destra perché ci hanno da fare altre cose, insomma è un po'. Siamo in un momento particolare, perché la politica sta un pochettino molto stretta. Stretta nel senso perché è faticosa, tosta, e poi per noi è ancora peggio, perché i comunisti stanno proprio, come si dice, fuori dal, da tutto quello che può essere la propaganda, la, la pubblicità, la cosa, perché siamo un po', non dico proprio eliminati da, dal servizio pubblico, non se ne parla, da quello privato lo stesso, insomma c'è proprio una... una censura preventiva, perché questo paese ha preso una brutta china da una trentina d'anni, quella di non attuare la Costituzione, distruggerla e poi non dare la possibilità alla gente di sopravvivere con la Costituzione, perché la Costituzione è una cosa seria. L'Italia ha una Costituzione più bella del mondo, avevamo sempre detto, ma non solo. Andava verso un socialismo, nel senso, era stata fatta per andare verso un socialismo, non verso un capitalismo sfrenato. Invece questi hanno fatto tutto il modo per distruggerla, hanno lavorato per distruggerla e non per applicarla. La Costituzione invece ha bisogno di essere applicata, invece questi hanno fatto del tutto per non applicarla. Allora, nel rifare noi questa nostra avventura di riprendere il Partito Comunista, di riprendere questo grande simbolo dei comunisti, del PC, ci siamo presi una responsabilità grande, forse troppo grande, però c'era bisogno, c'è bisogno di questa, idea, perché la nostra non è una religione, è un'idea che non solo, ha pochissimi anni, c'ha 200 anni, una stronza di religione qualsiasi, scusate, lo stronzo è una religione perché, dato che io non ci credo, non dovrei manco dirlo che sono stronzi, perché ognuno crede quello che gli pare, quello che è giusto credere, e tutti quanti hanno bisogno di credere a qualche cosa, va benissimo, però minimo hanno 1000 anni, 2000 anni, 3000 anni, insomma, no? Le religioni stanno su quest'onda e comunque fanno storia. Gente si applica, legge, scrive, fa, parla, discute. Noi, dopo, diciamo così, la prima esperienza, quella rivoluzionaria nel mondo, di 100 anni fa, oggi è il centenario, insomma, quest'anno è il centenario della rivoluzione d'ottobre, 100 anni prima l'aveva scritto, diciamo così, Marx e Engels avevano scritto Il Capitale, avevano scritto quest'idea, e la dovevano divulgare, e non era facile, perché parte del mondo non sapeva leggere, non sapeva scrivere, perciò era una ancora più difficile fare la rivoluzione in quel senso. E i comunisti credo che ci hanno avuto la capacità anche di fare questa rivoluzione culturale, hanno insegnato a leggere e scrivere a milioni di persone. Perciò quello che volevo dire pure io su questa questione è che 100 anni per il nostro pianeta non sono nulla, sono un'ora d'orologio forse, noi perché abbiamo inventato un orologio che guarda i minuti, i secondi, gli attimi, ma credo che per mondo, no, gira da non so quanti miliardi di anni, perciò quindi, no, 200 anni sono proprio pochi. E allora dire che questa nostra idea è finita e non serve a niente, e non è praticabile, ce l'hanno detto di tutti i colori. Allora io credo che invece sia la migliore idea che l'umanità ha potuto mettere in atto, oppure ha provato di metterla in atto, perché è la più bella idea che c'è nel mondo, nel senso, le religioni hanno poi tutti una discriminazione, nel senso, io sono io, l'altro è l'altro, quell'altro è quell'altro ancora, tutti magari credono a una cosa, diciamo, un Dio, una cosa qualsiasi. Noi questo fatto che non ci crediamo, però abbiamo sempre detto che ognuno poteva credere quello che gli pare, no? Poteva credere quello che gli pare, non c'è problema.
noi crediamo invece nell'umanità, che ci deve avere un ruolo importante, sta sul pianeta, ci deve avere un ruolo importante da volesse bene, da potesse, da stare insieme e da poter condividere questo pianeta, senza ammazzarsi uno con l'altro. E questa è la cosa che non riesce. Purtroppo l'ha scritto, credo, io l'ho letto Carlo Marx, ma l'ho letto, sinceramente lo dico sempre, non ci ho capito niente. No, poi ci sono voluti un paio di settimane a Frattocchie per farmi capire, che cos'era. Ciao. Che per capire che cos'era il plusvalore, che cos'era la parola comunista, insomma, e lì ho dovuto. Ci hanno messo poco a spiegarmelo, perché è facile spiegarlo, è difficile applicarlo. Nel senso, perché a me la prima cosa che mi hanno fatto capire è stato questa parola che è bellissima, plusvalore. Però io tuttora, se dico in un'assemblea di 100 ragazzi, gli dico plusvalore, non sanno che cos'è, non sanno che cos'è. Allora, lì me l'hanno spiegato, io l'avevo letto, però non sono riuscito mai a capirlo bene. E invece lì me l'hanno spiegato in quattro parole, semplicissimo. Mi hanno detto, tu c'hai due braccia, l'umanità c'ha una testa, le braccia. Le braccia vengono usate per alimentarci, perché noi ci abbiamo bisogno, ci abbiamo tanti difetti, ma uno ce l'ha fatto proprio il creatore, nel senso, vedi, il difetto primario, no, il difetto primario è che dobbiamo mangiare come minimo tre volte al giorno, no? E questo è un difetto primario, non è un vizio, è, come si dice, è la sussistenza, se non mangiamo moriamo. Allora, perciò dicevo che questa è la cosa primaria, allora bisogna lavorare. Una volta che non c'erano i soldi, si lavorava e si mangiava quello che uno riusciva a produrre, no? Poi c'era il baratto, io facevo una cosa, tu ne facevi un'altra. E Marx questa cosa la studia in una tribù, non la studia, perché le tribù di una volta, no? Che non sapevano niente, però sapevano l'umanità e mettevano in risalto le persone e perciò stavano in piccole comunità, si chiamavano tribù, perciò insomma, però tribù che magari c'erano 3, 400, 1000 persone, secondo le tribù, insomma, poi erano. E Marx esclama che dentro la tribù si è comunisti, al di fuori poi c'è tutto un discorso che diventa complicato. Nella tribù tutti portano e tutti prendono, tutti portano. Perché tutti portano? Perché ognuno ha un ruolo, quello più giovane deve andare a fare la caccia, quell'altro deve accendere fuoco, quell'altro. Ognuno ha una come si dice, una divisione dei compiti, cioè, questa società deve andare avanti, perciò ognuno ha un compito e deve svolgere. Quando avviene la cosa brutta della comunità, nel senso che se, perché finché si sta insieme tutti quanti capiscono questa cosa e ognuno ha il suo ruolo e riescono a stare insieme e a volesse bene, nel senso, perché i figli sono di tutti, perché la famiglia è una famiglia allargata, insomma, nel senso, io non c'è a quell'epoca non c'erano le famiglie, nel senso c'era la tribù, punto, capito? E dopo invece nasce questa forma nuova diciamo così del capitale, e il capitalismo invece è l'aberrazione di questa società. Però anche in quelle società comunitarie, nel senso, c'è stava che dentro la tribù erano comunisti, tutti portavano e tutti prendevano in base alle necessità, però quando c'era un'altra tribù, no, diventavano cattivi, gli rubavano tutto, no? Allora Marx dice, raga, questa cosa non si può fare, nel senso, perché dovremmo essere solidari anche con gli altri, perciò comunisti di tutto il mondo unitevi, perché c'erano bisogno, no, di non farsi la guerra tra di noi, insomma, tra umanità. Il capitalismo invece, mano a mano, che ha fatto? Ha preso la parte più egoista di noi, perché c'è una parte egoista e una parte altruista. Io ritengo che il mondo si divide in due idee fondamentali, il capitalismo e il socialismo, chiamiamolo comunismo perché è meglio, perché quando andiamo a trattare con i padroni, se noi gli diciamo che siamo comunisti, forse ci fanno fare una costituzione democratica, forse, no, che hanno dovuto fare i fucili, non è che ci hanno regalato questa in Italia. E se invece vai con una socialdemocrazia, no, a contrattare con i padroni, secondo me ci daranno un liberismo,
Allora, il liberismo è la peggiore cosa che l'uomo può avere in tasca, perché non è più, come dicevo prima, il plusvalore delle braccia, ma le braccia vengono sfruttate. Vengono sfruttate da uno che ti dice: io te pago, no, e tu mi dai le tue braccia. E lui si prende tutti, diciamo così, i proventi di questa cosa, ti danno stipendio forse per campare, no? E poi c'è tutta una teoria grande del plusvalore, ma c'è anche una teoria ancora più grande dell'umanità, di come poi avere le eserciti di riserva di braccia che il capitalismo le vuole pagare sempre di meno, sempre meno. Insomma, io non la vorrei fare troppo lunga, però mi stimola la cosa, perché c'ho poche volte che possiamo parlare. Invece di queste cose dovremmo un po' più spegnere la televisione e parlarne di più. E io lo dico questa cosa, nel senso, in questo quadrante, ed è, diciamo, del prima 20° municipio, adesso 15° municipio, il Partito Comunista qui c'aveva 15 sezioni del Partito Comunista, e ognuna c'aveva non meno di 200, 300, c'erano sezioni, c'erano 700-800 iscritti, ma la maggior parte partecipavano ad assemblee, ma non così di rado come lo facciamo noi, ma quasi settimanali. Quasi tutte le sere, se alcuni gruppi passavano tutte le sere in sezione per avere le notizie, per avere le cose. Tutte le domeniche andavamo a suonare i campanelli per portare le nostre notizie alla gente, perché non ci aveva. È sempre stato un problema di comunisti da averci l'informazione, è sempre stato un problema. E allora avevamo il nostro giornale, andavamo lì e suonavamo, come adesso lo fanno ancora solo i testimoni, diceva, l'altro no, noi non riusciamo più a farlo. Loro ancora riescono a fare, no, perché quelli sono diventati proprio leninisti, nel senso che hanno questo metodo, no? che vanno a bussare casa, insomma, stanno. Allora, quello serve, ma quando sei tanti serve a fare la controinformazione, ma se siamo in pochi la controinformazione è difficile farla, è difficile. Allora, io ritengo che il ragionamento sul plusvalore va fatto all'asilo. Bisognerebbe all'asilo nido imparare che cos'è il plusvalore, perché quando io l'ho capito che è lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, allora lì ho capito che uno bisogna che essere altruista e non bisogna essere egoista, e questo è lo spartiacque che c'è tra il comunismo, tra il socialismo e il capitalismo. Il capitalismo oggi c'ha una platea di egoisti ampia. Però se io faccio una domanda, e l'ho fatto, a classe intere di ragazzi, dicendogli: ti senti altruista? Quanti si sentono altruisti e quanto si sentono egoisti? Bene, sull'altruismo l'80% alzava la mano, no? L'80%. Allora, invece, nella società, poi diventiamo tutti un pochettino egoisti, perché ci serve il denaro per campare. Ritorno alla frase di prima. Noi abbiamo questo vizio, che è, diciamo così, nella costruzione dell'uomo abbiamo questa cosa. Allora io posso dire che è vizio fumare, che è vizio, che ne so, fare altre usare droghe, è un vizio usare la macchina a 200 all'50 all'ora, è un vizio, che ne so, voi dici, ci potremmo avere 2000 vizi, ma quello di mangiare non è un vizio, è una necessità. Allora io penso che l'umanità deve mettere al primo posto questa cosa. E il primo posto di questa cosa potrebbe essere soltanto il lavoro. Perché ci sta scritto sulla Costituzione, no? La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. Perché il lavoro è necessario per poter soddisfare la cosa primaria che l'uomo ha, la fa. Però questa cosa l'hanno scritta e poi, no? Non si è dato atto a questo. Perché questo governo, questi governi, anche questi governi democratici, così, con le elezioni molto democratiche, hanno comunque poi obbligato la gente a cercarsi lavoro da sola. Non solo, lo Stato dà ai privati questa cosa di risolverla. Voi ci fate caso quando nei telegiornali, nelle cose dicono: abbiamo finanziato l'industria per aprire posti di lavoro. E che significa questo? Che lo Stato se ne lava le mani, no? Se ne lava le mani e dice: il problema non è mio, è del mercato,
il mercato non c'ha posti di lavoro, perciò che devo fare io? Non posso fare altro. Invece io sono convinto che lo Stato deve rimuovere questo problema. È lo Stato. Noi abbiamo bisogno dello Stato, se no saremo anarchici, potremmo essere tutti anarchici, insomma, nel senso, perché ci serve lo Stato per risolverci questi problemi. E se no che ci frega a noi? Che ci frega? Invece abbiamo fatto questo Stato, che fa questo Stato? Lo prende e dice, io finanzio il capitale, così lui vi trova il lavoro. Ma non è così, perché il capitale, finché ha lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, finché riesce a sfruttare questa manodopera, lo fa volentieri, no? Quando invece non gli rende più, qui aiuta e se ne va. E ce lascia senza mangiare, perché... Finché noi intacchiamo i privilegi, i vizi che abbiamo, possiamo sempre ridurli i vizi. Non se compriamo la macchina, andiamo in bicicletta. Non se compriamo la bicicletta, andiamo a piedi. Però il mangiare, purtroppo, stiamo a intaccare pure questo. Allora, ci stanno quattro punti che io credo che nel nostro progetto di rifare il Partito Comunista sia la cosa, la sto a fare un po' più lunga perché arrivano i compagni, mi sembrerebbe da parlarci. Allora, questi quattro punti, che sono una decina poi, nel senso che... Però ho visto che abbiamo fatto le fotocopie, ma ne mancano 4-5 punti. Comunque, perché volevo distribuirli, invece questo è stato... Allora, io dico che sono essenziali 4-5 punti, perché uno è la cosa primaria, dovrebbe essere, secondo me, la sanità. Perché non è il lavoro la prima cosa, perché quando uno nasce, non mica può andare a lavorare, perciò se nasce bisogna cominciare a curare, bisogna cominciare a dargli il lavoro, già ce lo devono avere i genitori per poterlo fargli fare una vita decente, sana, no? Perciò la prima cosa è la salute, e la Costituzione prevede che la salute, la sanità, la scuola, i servizi, diciamo così, chiamiamoli servizi, che dal trasporto e altre cose devono essere statali, non devono costare niente, perché li doveva pagare la comunità prima, in base ai propri redditi, perché io l'ho scritto pure su un volantino sulla sanità, ho scritto, la salute non fa reddito, la salute non può far reddito, no? Noi dobbiamo prevenirla la salute, nel senso, perché se no quando stai male, poi stai male, se ce l'hai i soldi te curi, se non ce l'hai non te curi, allora bisogna prevenirla prima. La funzione dello Stato è prelevare prima questi soldi e poi, ricco o povero, deve essere curato lo stesso. Ricco o povero. Io non sono quello che si fa incantare dal fatto che il ricco deve pagare il ticket. Oggi il ticket lo pagano i poracci, perché il ricco c'ha l'assicurazione, non gliene frega assolutamente niente del ticket. Perciò noi col ticket abbiamo distrutto la sanità pubblica e mettiamo in crisi le famiglie che non riescono più a avere un reddito capace di pagare i ticket. Allora, io dico che la prima cosa è questa, la seconda cosa è la scuola. La scuola non può essere una scuola con la buona scuola, quale cavolo di buona scuola, nel senso, voglio dire, la scuola ha fatto sì, purtroppo, ha fatto sì, che questo ha portato che i nostri ragazzi non vanno a scuola soltanto per sviluppare il cervello e renderlo, leggere la storia, riscriverla, rifarla, no, mirano soltanto a cercare di fare un lavoro migliore, e questo serve solo al capitalismo, ragazzi, non serve mica al cervello umano, perché poi una volta che tu hai sperimentato che sei un cervelletto, arriva, io ho sempre detto questa cosa, anche quando stavo 40 anni fa col PC, un marchion della situazione, io lo dico marchion perché lo conosciamo bene, insomma, nel senso di che la Fiat d'Agnelli, che era il padrone, lo passa a Marchion, la gestione, Marchion è un lavoratore, dice, che stai a dire? È un lavoratore, pagato eccezionalmente, pagato a milioni e milioni di euro, ma quello è un lavoratore, e c'ha la faccia come il culo, quando va davanti ai lavoratori gli dice, io mi hanno detto che questo
questa fabbrica la devo far rende, perciò siete troppi, 500, 1000, li devo mettere in cassa integrazione o se no li devo licenziare. Fa il lavoro del padrone, ma dicendo io sto lavorando, amore, a me mi pagano e faccio lavoro, perciò lui è un lavoratore. Allora, che pian sacco di soldi, però quello magari è andato a studiare, ha studiato con i soldini pure nostri, no? Anche con i soldini nostri è diventato quello che è diventato, e poi si è messo al servizio del grande capitale. Ma ragà, non è che tutta la massa arriva lì e diventano tutti marchioni, non diventano tutti marchioni, uno su un milione ce la fa, una volta era uno su un milione ce la fa, ma uno su un milione forse ce la fa. L'altro invece devono stare nella macchina a fare i bulloni, no? E l'altra questione grande è il lavoro. Il lavoro, compagni, c'è sta questa grande novità che è migliorare le condizioni dell'uomo. E una volta alcune frange dei socialisti comunisti volevano mettere, diciamo così, i cacciaviti dentro in mezzo alle le vulegge in modo da fermare il progresso. La realtà è che non si ferma il progresso, noi lo dobbiamo gestire il progresso, dobbiamo renderlo umano, dobbiamo renderlo a servizio dell'uomo, non può essere a servizio solo del capitale. Allora oggi noi dobbiamo pensare, qualcuno già lo dice, ma io lo dicevo da qualche tempo, qualche compagno lo sa che da qualche anno dico che bisogna tassare la robotizzazione, insomma, i robot. Però no, ascoltate, perché adesso anche, diciamo così, grandi gruppi, diciamo così, delle nuove tecnologie, dice che bisogna tassare i robot. No, io dico che bisogna tassare la produzione dei robot, perché non è il singolo robot, no, che tu lo puoi paragonare all'uomo, no, è una serie di robotizzazione. Ormai l'uomo gli abbiamo alleviato di fare certe fatiche, però a servizio sempre dei padroni, non come si dice, oggi, 40 anni fa per fare una macchina ci volevano 1200 operai, no? Giusto? E ne produceva 50. Adesso ne bastano 50 operai per fare 10 milioni di macchine, perché lavorano 24 ore su 24. Allora tu devi, se era una società civile doveva far lavorare un quarto d'ora per uno, tutti i lavoratori che lavoravano alla Fiat in quell'epoca, un quarto d'ora a cambio, gli davi lo stesso stipendio e la produzione faceva, pagava tutti quelli lavoratori che c'aveva. In realtà non è così, no? Ne lavorano sempre di meno in queste fabbriche, e in queste fabbriche il plusvalore se lo prende soltanto la multinazionale, il padrone, e basta, non se lo prende nessun altro, e non lo dà neanche alla società. Perché oggi Agnelli sta nei paradisi fiscali, sta nelle holding, sta nelle banche, sta a giocare in borsa. Non gliene frega più niente del lavoro. L'ha dato in gestione a un grande manager e chi se ne frega, capito? Allora, questa è la nuova traduzione del diciamo, sistema moderno. Questo sistema noi deve essere a servizio dell'uomo, non può essere a servizio del capitale. È qui che ci vuole una nuova rivoluzione. Una nuova rivoluzione deve nascere da qua, non può nascere da altre parti. Perché se capiamo questo, se invece noi pensiamo che questo è il meccanismo per diventare ricchi tutti quanti, no? Stiamo fuori strada. Perché una volta adoperavano gli schiavi per essere ricchi, adesso adoperano i robot. Non c'è problema, no? E a noi ci renderanno schiavi, perché gli uomini, dato che saranno di contorno, potremmo dire, di contorno, no? Una persona che stimo, che ha un convegno su Italia-Cina, insomma, ha detto che loro sono 2 miliardi quasi di persone, basterebbero loro per sfamare tutto il mondo. La produzione di 2 miliardi di persone basterebbe per sfamare tutto il mondo, no? E dell'altri che ci famo? Li mazziamo tutti. Perché quelli che mangiano, no? Allora bisogna capire questa cosa, bisogna ridiscutere, ma non di ridiscutere, applicare il socialismo, il comunismo, questa è la via d'uscita, non ce ne stanno altre, non ce ne sono altre, però è sempre più difficile, perché finché c'era il baratto avremmo ragionato,
mi sta a fregare, forse gli sto dando una cosa che è più importante di quella che mi sta a dare lui, no? Ragionavamo. Adesso, con i soldini in tasca, sembriamo tutti grandi manager. In realtà, no, in realtà non è così. Ci contano pure gli spicci. E il capitale ormai, la politica, il capitale è in mano alle banche, alla moneta, al soldo. Il capitalismo non è un'idea, è un'industria dei soldi. E ci mantiene tutti per il collo, no per forza poi, per il collo. Perché noi purtroppo non capimo che qui i soldi si possono fare in tanti modi. Allora, si fanno con le guerre, si fanno con la droga, se fanno col lavoro dei pomodori mettendoci l'arsenico, che ne so, ma per farli crescere prima non gliene frega niente, se poi ammazzano milioni di persone, sinceramente non è che gliene frega più di tanto. Allora come famo noi? È che i tanti dovrebbero incominciare a comportarsi umanamente. Ci stanno tantissimi movimenti, tantissimi, sono cresciuti esponenzialmente, nel senso prima tutte le religioni, poi tutti i movimenti, oggi c'è una marea di movimenti. Ma non c'è una rappresentanza parlamentare a questi movimenti. I movimenti sono giusti, sono buoni, ma se poi non portano a casa delle leggi decenti per poter vivere, il movimento finisce. E anche quando ci dice bene che riusciamo a vincere la battaglia di quel movimento, è incastrato in mezzo al capitalismo e può darsi pure che non si libera. Allora, per me, uno Stato democratico come il nostro, che dovrebbe guardare verso l'umanità, dovrebbe dire oggi quanti disoccupati ci stanno? 3 milioni e mezzo di disoccupati. Domani mattina tocca dargli 1.000 euro per uno. Si presentano dentro i prefetti, dentro le, come si chiamano, dove si fa l'assunzione, diciamo, l'ufficio di collocamento. Adesso ci hanno un altro nome, no? Allora, e lì lo Stato dovrebbe pensare a dargli un lavoro, perché oggi il mediatore dovrebbe essere uno Stato, perché non può essere singolo, la singola persona, perché contro le macchine è difficile. Prima il lavoro faticoso ti faceva unire con gli altri, ti diceva raga, ci stanno a sfruttare, ci stanno a ammazzare, noi gliela famo, no? Allora unisimosi contro il padrone, se famo da un po' di riposo, un po' di cose, un po' di situazioni. Oggi è cambiato tutto. Però è cambiato in peggio, nel senso, noi potremmo lavorare benissimo da casa, potremmo lavorare anche pochissimo per guadagnare tanto, però la realtà è che loro hanno inventato delle cose che sono le banche, purtroppo, che basta che ci levano un centesimo per uno, un centesimo, non è niente, manco se ne accorgevo, no? Che guadagnano 7 miliardi, siamo 7 miliardi di persone, no? Se noi clicchiamo su un qualsiasi blog, qualsiasi cosa, 7 miliardi di persone cliccano lì, quello che ha inventato quella cosa diventa miliardario. E noi non ce ne accorgiamo che ci sfrutta. Non ce ne accorgiamo. Ci sembra una cosa normalissima. Anzi, ci abbiamo bisogno di quello. Allora, io credo di averla fatta proprio troppo lunga, però mi piacerebbe discutere sempre, tutte le sere, nel senso, io mi metto a disposizione tutti i giovedì, faremo una campagna su questo, tutti i giovedì, e vi vorrei incontrare qua, tanto io sto in pensione, faccio un cazzo, che me ne frega, no, vi vorrei incontrare e parlare, perché singolarmente qui vengono decine e decine di persone a chiedere delle cose e che io non so delle volte rispondere, perché è difficile rispondere, ma quello che capisco è che sono disperati, che non riescono a trovare l'unità di quel problema, non c'è una massa che loro conoscono solo il problema loro, quelli della casa, quelli del lavoro, quelli, conoscono solo il problema loro e non c'hanno una massa dietro che possono confrontarsi, no? Allora io dico, qui vengono qua a dimmelo, ma in altri posti dove non c'è una sede del Partito Comunista, dove vanno? Davanti alla televisione, e la soluzione sembra quella che gli dà la televisione, raga. Allora io metto a disposizione tutti i giovedì dalle 16 in poi, pure dalle 18, dalle 20, stabiliremo un orario, un paio d'ore, no, per fare una discussione
con i compagni, non compagni, amici, parenti, come pare, perché c'è bisogno di questo. Perché purtroppo a noi, dato che volevamo cambiare questa società di merda, noi la vogliamo cambiare, non ci manderanno mai in televisione, perché mandano soltanto quelli che sono al servizio di questo progetto, al servizio del progetto capitalista. A noi che siamo quelli che volevamo levargli questa storia, no? Non ci manderanno mai in televisione. Noi li dobbiamo rubare i minuti in televisione, facciamo miracoli, no? Noi ci siamo lamentati, siamo andati davanti al Parlamento, eravamo 50 persone. Delle volte in televisione fanno vedere tre persone con Ostricione, Radicali, che ne so, quell'altro ci stanno 39 partiti dentro il Parlamento. Solo la scheda, solo 8 partiti hanno eletto qualcuno. Ma di quei 1000 che stanno in Parlamento, 32 hanno fatto altri partiti. Ci stanno 32 partiti dentro il Parlamento, no? Ma c'è stato stronzo che ha detto io sono comunista, vorrei fare il gruppo comunista dentro il corpo. Nessuno l'ha fatto. Perché è controcorrente. Non gli darebbero manco i minuti, sono sicuro, guarda. Gli troverebbero il sistema per non dargli manco i minuti. Cioè. L'ho fatta veramente troppo lunga. I compagni Ober, che poi dovrebbe darci, diciamo così, un pochettino di idea come strumenti di lotta su questi 10 punti che ci abbiamo, e poi c'è il compagno segretario dei giovani che sono il futuro di questo nostro pianeta, e sono disperati perché capisco che non c'hanno più. Io vorrei che qualcuno di voi, se vuole fare delle domande, poi magari lasciamo i compagni a dare delle risposte, se volete facciamo così, se c'è qualcuno che vuole dire delle cose, no? Scusate che sono stato troppo lungo, però mi sembrava necessario.